Vi presento subito i miei ospiti, intanto vediamo se siamo riusciti ad averli tutti. D'accordo, intanto vi racconto chi sono in attesa di finire di collegarci perché ne vedo collegati 3 su 4, adesso ve li mostriamo. Intanto sono il professor Enrico Gerlone, che è appunto membro del tavolo tecnico sull'odontoiatria presso il Ministero della Salute, che ci racconterà quindi di queste linee guida, nonché, intanto lo vedete inquadrato dietro di me in basso a destra, il prof Gerlone, è rettore dell'Università San Raffaele di Milano, però è un medico genovese, quindi da Genova parte, quindi molto volentieri noi lo ospitiamo, lo facciamo sentire, ritornare un pochino a casa, anche se solo via Skype. Invece in alto a destra, così continuo a presentarveli, poi diamo loro anche la parola, vedete Monica Puttini. Monica Puttini è un odontoiatra, un medico legale, tesoriere dell'Ordine dei Medici di Genova, consigliere regionale della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Liguria, fa parte anche di diversi gruppi di lavoro e commissioni nazionali, la Commissione Nazionale delle Politiche di genere di ANDI nazionale e il gruppo di lavoro di odontoiatria forense della CAO nazionale. Insomma, ecco, intanto ci ha raggiunto anche il quarto ospite. Io continuo a presentarvi i nostri ospiti. Vedete a sinistra il dottor Massimo Gaggero, che è il presidente dell'Albo degli Odontoiatri di Genova, e avete visto solo di sfuggita, adesso ci collegheremo anche con lui. Eccolo qui il dottor Giuseppe Modugno, che è presidente di ANDI sezione di Genova. Tanto benvenuti a tutti e quattro, vi do un benvenuto collettivo e inizierei subito. Spero ci sentiate, noi vi vediamo, vi sentiamo benissimo. Darei subito, partirei dal nostro ospite da fuori regione, che è il professor Enrico Gerlone, proprio con molto piacere davvero lo ospitiamo nella nostra trasmissione per capire da lei, per salutarla. E per capire da lei, ci sente, professore? No. Noi sentiamo dei rumori di fondo. Ok, adesso ci siamo, direi, adesso Mi va serve. molto E no, meglio. mi serve. Sì, professor Gerlone, mi sente? Forse un po' meglio, provi. Benissimo. Allora, lascio parlare lei, anche se mi sente un Sì. po' più piano. No, ora la Perché... sento, ora la sento. Ora la sento. Volevamo chiedere, aiutare intanto a farci capire appunto in che modo ha lavorato il tavolo ministeriale e qual è il prodotto, diciamo così, che ne è nato, che sono poi queste linee guida. Ci racconti un po' questa lavorazione delle linee guida. Allora, questo è stato un lavoro recente, ma è un lavoro lungo, perché io che mi confronto con questo tipo di problemi è dal, ormai posso dire lontano, 2008, quando con il professor Fazio, allora ministro della Salute, aveva la delega all'odontoiatria per il governo Berlusconi. E da allora mi sono sempre occupato, quindi, non soltanto del San Raffaele o del Collegio dei Docenti di Odontoiatria, di cui sono stato anche presidente per 4 anni nazionale, ma mi sono sempre occupato un po' dei problemi dell'odontoiatria, fin dove ho potuto, perché poi chiaramente il mestiere di rettore mi ha un pochino, non dico allontanato, ma mi ha preso un pochino di tempo. Comunque rimango direttore del Dipartimento di Odontoiatria, ho fondato il corso di laurea di odontoiatria a San Raffaele di Milano e quello di igiene dentale a San Raffaele di Milano, nonché le scuole di specialità in chirurgia e ortodonzia. E da cosa nasce questo ultimo tavolo tecnico? Sentite, sì. Questo ultimo tavolo tecnico nasce dal fatto che quando esplosa la pandemia Covid-19 ci siamo trovati in un pochino una tempesta che chiaramente ha rivoluzionato e condizionato tutta la nostra società. Però, in particolar modo, se guardiamo alla professione, guardiamo alla sanità, avete visto lo tsunami che ha provocato come sanità. Poi io, essendo in Lombardia, l'ho sentita ancora di più, essendo in Lombardia ed essendo a San Raffaele, quindi insomma sono un mix abbastanza grande. Poi in più, essendo rettore, voi dovete pensare non soltanto all'operatività che riguarda i medici o la protezione dei nostri pazienti, ma riguarda tutti i tirocini,
e per gli studenti di medicina e per gli studenti di odontoiatria, tutti i decreti che abbiamo dovuto fare. E la professione, chiaramente, se parliamo di professione odontoiatrica, si è giustamente preoccupata. Cos'è successo? Facendo un rapido riepilogo, subito l'odontoiatria non è mai stata chiusa. Non è vero che gli studi odontoiatrici siano stati chiusi, ma sono rimasti in attività, e non poteva essere altrimenti, per prestazioni d'urgenza ed indifferibili. Ora, più o meno tutti sappiamo quali possono essere le prestazioni d'urgenza, più o meno, però quali sono le prestazioni indifferibili, qui c'è un po' da discutere, perché una visita non effettuata, ma magari ha un problema orale che poi si può trasformare in carcinoma, oppure uno che poco tempo prima ha eseguito degli interventi chirurgici e gli era arrivata un'emorragia, oppure dei foci settici altamente infettivi che poi potevano andare a condizionare tutto l'organismo. Insomma, noi abbiamo in un certo modo interrotto di curare la gente, un po' quello che è successo col Covid, quando ci siamo occupati tutti del Covid e poi la gente moriva in casa di infarto e magari di altre patologie, ictus, altre patologie molto gravi, perché o non trovava le ambulanze, oppure se le trovava poi arrivava in un posto dove ci arrivava tardi, insomma, ci arrivava tardi. Si è vista un po' di confusione, soprattutto sulla fase 1 la confusione è stata abbastanza limitata, è stata soprattutto dovuta al fatto che era difficile trovare i presidi di, diciamo, tutte quelle strumenti di protezione individuale che sempre devono esserci, ma si sono esauriti rapidamente, anche perché non tutti sono rimasti comunque in funzione degli studi, e quindi l'odontoiatra si è trovato di fronte a un dramma molto grave, perché non sapeva come curare anche le emergenze, perché mancavano mascherine, mancavano guanti, mancavano un certo tipo di dispositivi. Nello stesso tempo la nostra è una professione che, lavorando a pochi centimetri, una ventina di centimetri del paziente, è comunque una professione a rischio, anche quando non genera, quando genera aerosol, ma anche quando non genera aerosol, comunque è una professione che è in vicinanza al paziente. E tutti ci siamo cominciati a preoccupare per quella che sarebbe stata poi la fase 2. La fase 2, che si sapeva che sarebbe arrivata, per fortuna se ne sono quantificati anche più o meno i tempi, però eravamo lì. Cosa facciamo nella fase 2? Come ci possiamo tutelare? Ma soprattutto come possiamo tutelare i nostri pazienti, i nostri cittadini pazienti, il nostro personale di studio con delle, non possiamo chiamarle linee guida, perché linee guida sono una cosa molto particolare. La linea guida viene solo da un percorso che ne deriva da studi prospettici a doppio cieco, randomizzati, e ce ne sono ancora troppo pochi in odontoiatria, e non parliamo neppure su questa pandemia che è nuova. Ma ci siamo basati su studi che sono stati fatti prima per altri tipi di prosi, chiaramente, e partendo dall'Ebola alla SARS, ce ne sono state tantissime, e poi su quello che i cinesi, soprattutto i cinesi, ma poi tutto il mondo, ha iniziato a fare in quei pochi mesi in cui c'è stato questo intervallo di esposizione a rischio. Il tavolo si è costituito, voi tutti sapete che c'è un comitato tecnico-scientifico nazionale che si occupa, che collabora col governo e che si occupa, è stato un po' quello che ha dettato i tempi di aperture, chiusure, decreti, allungamenti, circolazioni, insomma di tutto il lockdown che c'è stato, e si è pensato, per snellire, perché il lavoro è tanto e troppo, di affiancare al CTU diciamo nazionale quello, un CTU satellite, quindi
un comitato CTS, scusate, un CTS satellite, quindi un comitato tecnico scientifico satellite, in questo caso quello dell'odontoiatria. L'odontoiatria si è trovata con quelle che erano le rappresentanze. Io ho coordinato il gruppo di lavoro, il viceministro Sileri ha preso molto a cuore la cosa e ci ha aiutati, la professoressa dell'università oltre a me e alla professoressa Polimeni, io sono rettore di Vita e Salute, la professoressa Antonella Polimeni è preside della facoltà di medicina della Sapienza, anche lei fa preside del collegio, e poi abbiamo cooptato chi? Le associazioni professionali, quindi Andi, che è la più diciamo rappresentativa del settore, l'AIO, quella che viene subito dopo, e la CAO. La CAO, come tutti sapete, è la Commissione Albo Odontoiatri, che praticamente tutti noi siamo iscritti alla CAO, quindi siamo credo 63.000, quindi una cifra abbastanza elevata, con i loro presidenti. Quindi il tavolo è stato composto dal sottoscritto, dalla professoressa Polimeni, dal dottor Raffaele Iandolo per la CAO, dal dottor Carlo Ghirlanda per l'Andi e da il dottor Fausto Fiorile per l'AIO. Ci siamo riuniti, chiaramente ci siamo riuniti in modalità telematica, ognuno ha portato i suoi contributi e devo dire che siamo stati anche agevolati molto dal fatto che CAO aveva già instaurato un tavolo di lavoro con moltissime componenti al suo interno e questo ci ha concesso di diminuire il numero di audizioni di chi non era ancora stato sentito e manifestava le proprie, diciamo, le proprie motivazioni, e perché indirettamente li abbiamo sentiti tramite il tavolo della CAO. Questo ci ha permesso, appunto dal 10 di aprile, in una decina, in un paio di settimane, di finire i lavori. Abbiamo messo a confronto le esigenze di tutti. Chiaramente ricordatevi sempre che siamo partiti da un livello massimo di attenzione, ricordiamoci che l'odontoiatria era stata messa insieme agli estetisti, ai parrucchieri, ai massaggiatori cinesi e via dicendo. Però è indubbio che l'odontoiatria è sicuramente tra le professioni sanitarie una di quelle più a rischio per quello che riguarda il rapporto col paziente per due fattori fondamentali. La vicinanza al cavo orale e l'uso fattivo e molto spesso, diciamo, abbastanza abbondante di aerosol. Di questo virus non sappiamo tutto, sappiamo poco. È inutile che si stiamo a ripetere con quello che sentite in giro anche dai nostri virologi stessi, il professor Durioni, il professor Clementi, il professor Signorelli. Quindi di questo virus quello che c'è da sapere, che si sa per ora, lo sappiamo. Quindi è inutile che stia a dire le goccioline come si trasmette e come non si trasmette. Sicuramente rispetto alle, chiamiamole, infezioni a cui eravamo abituati, adesso ci troviamo a una tipologia di virale che è particolarmente contagiosa, anche se, come sapete, andando avanti la carica di virulenza diminuisce, particolarmente contagiosa. E questo ha generato grandissimi problemi, anche se comunque l'età più colpita è sempre quella sopra i 60 anni, l'individuo obesi ha colpito di più gli uomini e chiaramente se c'erano patologie preesistenti. Però quando colpisce il giovane avete visto i disastri, perché si muore di una, in realtà non si muore di virus, ma si muore della reazione infiammatoria che l'organismo mette in atto per difendersi dal virus e di conseguenza dalla polmonite interstiziale a lesioni di tanti altri organi. Insomma, abbiamo avuto questi problemi. Abbiamo avuto parecchi morti tra i medici, anche abbiamo avuto parecchi odontoiatri morti, insomma, non tantissimi, ma sono sempre tanti. E quindi questa diciamo, patologia, questa malattia virale è stata un pochino anche molto, giustamente, per far stare la gente in casa, ma se ne è parlato tanto, forse anche troppo alle volte, ha generato alle volte delle paure anche forse esagerate, non esagerate per quello che si è fatto per contenerla,
ma esagerata a livello psicologico, no? Sembrava veramente la peste nera, cioè che se tu la prendevi eri morto, non è così. Conosciamo tante persone, prima ho nominato Sileri ha avuto il Covid-19, non è che non ha, pure è vivo e vegeto, gira per i ministeri, fa le sue trasmissioni e ha la sua azione di governo, e tanti altri lo hanno avuto. Quindi è una cosa sicuramente di cui tener conto. Non ci sono in questo momento delle delle evidenze scientifiche per quello che riguarda questi kit pronti per verificare gli anticorpi, i kit anticorpali, le IgM e le IgG ci sono, ma sono molto poco affidabili, danno una affidabilità inferiore al 90%, perché se sono affidabili deve essere superiore al 95-97%. Attualmente ce ne stiamo testando 3 o 4, ma sicuramente l'esame sierologico, la ricerca degli anticorpi è la cosa più importante. Io oltretutto l'ho appena fatto poco fa. Il problema è che ancora non si sa, ad esempio, questa protezione, se c'è, quanto durerà, e soprattutto se l'individuo che ha le IgE neutralizzanti, quindi che è, diciamo, guarito, sia o meno ancora portatore di trasmissione del virus. E quindi, finché non si sanno queste cose, andare anche a consigliare. Perché dico questo? Perché questo è un documento in divenire, e quindi molte cose, quelle che troverete, che sono scritte qui, può essere benissimo che fra, e io lo spero, tra un paio di settimane cambieranno, e magari tra qualche mese col vaccino, se si riuscirà, questo sarà, non dico solo un brutto ricordo, ma una delle tante virosi che abbiamo avuto, insomma, ecco. Ha influito tantissimo, perché adesso parliamo degli odontoiatri. Come è fatto questo documento? Il documento è un documento molto banale, è un documento che e deve essere banale, semplice, perché scrivere dei tomi di centinaia e centinaia di pagine non serve a nulla. Tutto quello che è scritto è confutato dalla letteratura, tutto quello che è scritto è assolutamente sicuro, e anche chi ha voluto strumentalizzare, quando io ho detto che sono delle raccomandazioni minime, non si intende minime perché sono poche o sono basse, minime nel senso che meno di quello, cioè quello è il minimo per cui si è sicuri al massimo, facciamo il gioco di parole, di avere una totale protezione per quello che riguarda l'operatore, gli operatori, odontoiatri, ASI, assistenti alla poltrona, igienisti dentali, persone del front office, perché c'è anche questo, e anche soprattutto i nostri cittadini pazienti, perché non dimentichiamoci che il paziente è sempre, la tutela della salute del paziente è quella che più conta per me. Assolutamente. Cioè, come introduzione penso che possa andare bene. Poi sono qui per voi. Grazie, assolutamente. Noi l'abbiamo lasciata parlare molto volentieri, perché ha tracciato un quadro davvero esaustivo della situazione, un'ottima introduzione per aiutarci a capire in che modo le linee guida sono nate, qual è poi tutto il contesto. Poi, arrivando la sua voce dalla Lombardia, questo ci interessa ancora di più, uscire fuori dai nostri confini regionali per capire che cosa sta accadendo. Io adesso vi chiederei un attimo di pazienza, dobbiamo dare la linea alla pubblicità, ma torniamo subito per continuare a parlare con voi. Entriamo nel vivo, così raccontiamo anche ai nostri spettatori in che modo adesso gli odontoiatri si riorganizzano per accogliere i loro pazienti in sicurezza. A dopo, restate con noi. Bentornati, Focus sulla nostra salute, ne stiamo parlando con 4 ospiti, stiamo parlando di odontoiatri, dei nostri dentisti nella fase 2, perché ci sono delle linee guida pronte, abbiamo parlato con uno dei componenti del tavolo ministeriale che se ne sta occupando, il professor Gherlone, che è il rettore dell'Università di San Raffaele di Milano, che però è un medico genovese che da Genova arriva. Lo facciamo anche con gli altri nostri ospiti, cerchiamo di entrare proprio nel vivo del contenuto. Chiederei a Massimo Gaggi, che è il presidente dell'Albo degli Odontoiatri di Genova, di raccontarci un po' come cambia l'approccio con il paziente adesso in questa fase 2. Intanto saluto tutti, saluto l'amico Enrico, gli ospiti
Monica. Fammi fare anche a me dei rapidissimi saluti, che sono tutte le persone che ha nominato: Enrico, in primis lui, poi Raffaele Iandolo, Carlo Ghirlanda, la professoressa Polimeni, Fausto Fiorile, perché hanno veramente lavorato tanto, e anche il gruppo nazionale della CAO, che ha contribuito, come ha detto Enrico Ghirlanda, a queste indicazioni operative. Le due considerazioni sono queste. Lasciatemi anche fare un saluto e un ringraziamento al mio ordine, alla mia CAO, all'esecutivo, alla FROM, con Alessandro Bonsignore e Federico Pinacci, per tutte le iniziative delle quali poi parlerà la Monica. Due considerazioni però le voglio fare. Un ringraziamento a tutti i dentisti in questo periodo, che si sono comportati in modo veramente perfetto, in modo responsabile, e che rispettando assolutamente il DCPM riguardo la mobilità dei pazienti. E non abbiamo avuto bisogno di nessuna ordinanza regionale, come invece è successo in altre regioni. Di questo sono molto orgoglioso, perché ancora una volta noi liguri siamo riusciti ad autoregolamentarci in maniera assolutamente corretta e precisa. Altra cosa che voglio ringraziare: i dentisti genovesi, che sono stati un punto di riferimento importante per la sanità ligure, in quanto con le loro prestazioni in urgenza di casi inferibili hanno evitato l'ingorgamento dei pronto soccorsi. Questa è una cosa molto molto importante, perché credo che sia stata un'attività innanzitutto volontaria e comunque costante in questi mesi, che ha sicuramente alleviato la sanità pubblica, e di questo voglio veramente ringraziare tutti i dentisti liguri e genovesi. E poi ringraziare anche le varie associazioni e le società culturali sul territorio, dei gruppi e di alcuni gruppi di professionisti, che hanno aiutato la CAO a divulgare tutte le iniziative e tutti i messaggi che erano presenti sul sito, e che sono stati veramente un tantan fondamentale per la categoria e per i pazienti. Quindi veramente un grazie. L'altra considerazione è che voglio ringraziare proprio i pazienti, tutti i nostri pazienti, tutti noi dentisti, che proprio si sono comportati, scusate il gioco di parole, in modo paziente. Hanno aspettato che riaprissimo in modo più o meno regolare l'attività, e tenendo conto di tutti i disagi che potevano avere, di cure in corso, di trattamenti non ancora terminati, e che hanno accettato con molta pazienza le nostre indicazioni telefoniche, i nostri consigli telefonici, ed hanno aspettato appunto con molta pazienza il momento di riprendere le cure. E quindi questo altro grazie lo voglio dare ai pazienti. Ora, se c'è la possibilità di un altro intervento, dimmi te Eva, se no per alcuni passaggi per i pazienti delle indicazioni le posso dire dopo. Darei la parola magari a Josef e a Monica prima di parlare. Sì, poi parliamo del contenuto molto volentieri. Farei allora un saluto anche alla dottoressa Monica Puttini, che qui in rappresentanza sia dell'Ordine dei Medici Odontoiatri di Genova, della Federazione Regionale e dei vari comitati invece nazionali e gruppi di lavoro nazionali in cui è impegnata. Un momento duro, quello della ripartenza, duro anche organizzare e tenere le fila, dottoressa. Intanto ringrazio, grazie Eva, grazie dottoressa Perasso, grazie a tutti, mi unisco ovviamente ai ringraziamenti che non sto a rielencare, perché tanto siamo gomito a gomito a lavorare quotidianamente H24 insieme, e quindi avremo modo, pubblicamente lo sappiamo, che ringraziamo assolutissimamente tutti, perché come ha detto Massimo, la nostra categoria e tutta la categoria odontoiatrica si è dimostrata veramente coesa, e tutti gli enti, le associazioni scientifiche, le istituzioni hanno dimostrato una coesione fortissima, tanto da portare a traguardare dei documenti importanti che andranno declinati peraltro per tutte le varie specialità mediche. Quindi ancora una volta l'odontoiatria è un riferimento importante sul territorio nazionale di tutte le
sono gli standard, per quanto detto appunto dal professor Verlone, dal caro amico Enrico, il minimo standard, i standard minimi, ma i nostri standard minimi sono standard che noi abbiamo acquisito già da decenni, proprio nella nostra attività odontoiatrica. Calcolata, come è stato detto, una specialità medica a rischio per l'operatore, proprio perché lavoriamo ad una distanza decisamente vicina alla bocca del paziente, è ovvio che si siano presi negli anni tutti i provvedimenti e le strategie e le precauzioni, oltre che le strumentazioni adeguate, tutti i presidi possibili e immaginabili, perché la nostra attività sia sempre stata in sicurezza. Vorrei ricordare che dal 1985 noi abbiamo sempre trattato i pazienti come potenzialmente positivi, cioè l'atteggiamento, l'approccio è stato questo, pensando a curare all'epatite C, eccetera. Quindi il nostro approccio mentale è assolutamente preparato, la nostra forma mentis è stata assolutamente formata in tutti questi anni. Questa ripresa, questo importante documento che è stato fatto dal tavolo tecnico di odontoiatria, un documento importante, come ha detto Enrico, semplice, perché deve essere diretto, semplice, di facile consultazione, ma soprattutto rispolvera e riporta ad un ripasso a quella che è la nostra continuing education sulle metodiche che noi utilizziamo nelle procedure, i protocolli che noi utilizziamo negli studi. Oggi, dopo questa prima fase, questa fase 1 di questo tremendo tsunami, di questo periodo drammatico, ci sono vari aspetti. Il primo aspetto chiaramente è quello sanitario, e questa emergenza sanitaria a livello ordinistico, ripeto, unicamente con le altre istituzioni di categoria, quindi con tutti i comparti della nostra categoria, abbiamo lavorato assiduamente, prima di tutto per dare a livello ordinistico il giusto supporto a tutti i nostri iscritti, a tutti i medici, e soprattutto cercare di rispondere a quelle che erano le esigenze per affrontare l'emergenza, perché ricordiamoci, sappiamo bene questi mesi tremendi che abbiamo passato, in primis per la mancanza appunto di tutti i presidi, di tutti i dispositivi individuali di sicurezza, e qui un plauso va alla nostra categoria, perché noi abbiamo fatto a livello ordinistico in sintonia ovviamente con Andi, quindi Ordine dei Medici, Commissione Albo Odontoiatri e Andi, abbiamo fatto un appello accorato a tutta la categoria perché potessero donare tutte le scorte di magazzino relativamente ai presidi di sicurezza, quali mascherine chirurgiche, guanti, camici monouso e quant'altro, copri scarpe e cuffiette, proprio per donarli poi alla Protezione Civile, perché nella prima fase dell'emergenza mancavano assolutamente questi presidi. A livello ordinistico continuiamo a rispondere con le comunicazioni, con tutte le comunicazioni e informazioni possibili e immaginabili che noi diamo e pubblichiamo sul sito dell'Ordine dei Medici, che voglio ricordare è onceoge.org, tutte le informazioni relative all'evoluzione di questo periodo. Abbiamo atteso questo documento sulle indicazioni, appunto le indicazioni per la ripresa della parte tra virgolette rutinaria, perché come è stato detto l'odontoiatria, gli studi odontoiatrici non hanno mai chiuso, gli studi odontoiatrici hanno fatto le terapie d'urgenza, e qui mi preme sottolineare che come Ordine dei Medici di Genova siamo stati i primi in Italia a suggerire e a raccomandare ai nostri iscritti di eseguire, soprattutto nel primo periodo, quando ancora c'era lo tsunami, si era proprio scatenato, di eseguire le terapie d'urgenza e le terapie indifferibili, cosa che è scritto a livello appunto nazionale e diffondendosi quindi appunto sul recepito dalle varie linee e raccomandazioni.
Detto questo, abbiamo fatto da un punto di vista ordinistico, quello che abbiamo fatto è stato poi quello di cercare di foraggiare, di procurare i dispositivi di sicurezza, le famose FFP2, ai nostri iscritti. Siamo riusciti a fare ben 3 distribuzioni di mascherine, di dispositivi individuali di sicurezza FFP2 e questo non l'abbiamo fatto solo per la categoria odontoiatrica, chiaramente come ordine a tutti i nostri iscritti, quindi a tutta la libera professione, ai distretti, ai medici di medicina generale, quindi a tutti i liberi professionisti, agli ospedali e poi come federazione regionale abbiamo appunto suddiviso la fornitura dei presidi di sicurezza a tutte le altre altri tre organi. Quello che adesso si deve fare in questa ripresa, giusto appunto avendo dato e fornito al territorio ligure quello che poteva essere un supporto sul territorio per le urgenze, cosa che avrebbe creato una maggiore affluenza ai pronti soccorsi, quindi abbiamo supportato il sistema sanitario proprio con una presenza sul territorio per le urgenze nel rispetto dei DPCM e nel rispetto delle misure di contenzione della mobilità dei pazienti, della gente, quindi dei pazienti. E adesso in questa ripresa quello che è importante, lo si sta dicendo a chiare lettere, è soprattutto la gradualità, è soprattutto la responsabilità, la concentrazione su quello che andiamo a fare, la prudenza e la sicurezza. Torno ai odontoiatrici, sicuramente noi siamo preparati. Adesso dobbiamo adottare, aggiungere a tutti i nostri standard tutti quei presidi di sicurezza ulteriori che creeranno, oltre che un aspetto di dilatazione dei tempi di operatività, proprio per la vestizione, la selezione, la preparazione dell'ambiente operatorio e quant'altro, non dimentichiamo che c'è un risvolto economico importante che cade sui professionisti. Questo è un fabbisogno per cui si deve considerare che la categoria ha bisogno di un supporto anche economico e si aspettano appunto anche determinate manovre e risposte a determinate manovre tenuto conto delle lievitazioni dei prezzi che hanno avuto i dispositivi di sicurezza. Grazie dottoressa Puttini, faccio fare ancora un giro anche al dottor Modugno, e così intanto lo salutiamo, dottor Modugno, presidente di Andi Sezione Genova. Io vorrei sapere da lei dottore, oltre a salutarla, felice di vederla qui in questo gruppo, come vi siete rapportati con i dentisti genovesi e liguri, con i dentisti locali, com'è andata, anche che aspettative hanno, che cosa vi hanno chiesto, qual è il loro umore di questo periodo? Allora, innanzitutto grazie per l'ospitalità, buonasera a tutti, mi associo ai saluti che hanno già fatto gli amici e i colleghi, in particolare visto che è qua con noi saluto l'amico Vernone che mi onora avere tra gli oltre 600 soci Andi Genova. Come hanno già detto il dottor Gaggero e la dottoressa Puttini, noi come sezione Andi abbiamo cercato di stare al massimo il più vicino possibile ai nostri associati, ma anche a tutti i dentisti liguri non associati. Ricordo di nuovo quanto ha detto la dottoressa Puttini sul discorso della raccolta dei DP in un primo momento, non è stato soltanto Andi e l'Ordine, però è giusto menzionare anche due associazioni culturali, la SIA con il dottor Materni e il Cenacolo Odontostomatologico Ligure con il dottor Sadeghi, che hanno partecipato a questa raccolta insieme a noi e tutti insieme quindi abbiamo collaborato. È un momento di grossa unione, indubbiamente in un primo momento tutti quanti ci siamo trovati in una situazione dove non si riusciva a capire in che maniera si potesse riprendere la nostra attività, seppur come avete già capito non è mai stata interrotta perché abbiamo sempre gestito l'emergenza e l'urgenza all'interno dei nostri studi con i dispositivi individuali che riuscivamo a trovare e con i dispositivi che avevamo. Quindi Andi di nuovo è uscita con il suo documento di valutazione del rischio, che è un documento molto importante
che serve appunto a noi professionisti per gestire la professione in questo prossimo venire, che insieme a queste indicazioni operative che sono state tanto attese da parte di tutti quanti i dentisti, io penso che ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno lavorato a questo tavolo, perché sono indicazioni che danno la possibilità a tutti quanti di riprendere a lavorare nella piena sicurezza. Come ha detto giustamente la dottoressa Puttini, 24 ore su 24, e il dottor Gaggero lo può confermare, non esistevano sabati, domeniche, orari, non esisteva niente. E quindi per questo vorrei ringraziare anche le nostre due segretarie di Andi, Carmen e Francesca, perché anche loro devo dire che a qualsiasi ora del giorno e della notte effettivamente erano a disposizione per poter far circolare messaggi e mail ai dentisti in maniera che potessero essere sempre sul pezzo e essere sempre, avere sempre a disposizione tutto quello di cui necessitavo. Abbiamo poi effettuato dei gruppi d'acquisto, un gruppo d'acquisto per comprare delle mascherine FFP2 in un momento in cui proprio non si trovavano. Poi abbiamo offerto delle visiere, degli schermi protettivi, sempre per quanto riguarda i nostri associati. Oltre a tutto questo, adesso abbiamo anche informato di un bando regionale che può essere molto utile per poter appunto acquistare questi dispositivi di protezione che, come è stato detto giustamente prima, sono un grosso onere appunto per noi dentisti. Quindi direi che l'associazione c'è stata e ci sarà sempre. Noi ci fermiamo ancora un secondo per la pubblicità, restate con noi, abbiamo ancora diversi minuti da passare insieme. Vorrei entrare dopo la pubblicità nel vivo di quelle che sono le regole, gli accorgimenti che state usando all'interno dei vostri studi professionali proprio per mantenere un ambiente non contagiato e per garantire la sicurezza di medici e di pazienti. A dopo, restate con noi. Bentornati, stiamo parlando di odontoiatria nella fase 2, come sta cambiando l'attività. Abbiamo sentito diverse voci, la voce di Andi, la voce del rettore dell'Università San Raffaele di Milano, la voce dell'Ordine dei Medici, sia provinciale che regionale. Adesso andiamo a capire insieme, lo chiedo subito al dottor Massimo Gaggero, insieme a loro, insieme ai nostri ospiti, che cosa dobbiamo aspettarci adesso noi quando andremo dal dentista da oggi, anzi da ieri, dall'altro ieri, in avanti. Quali sono le nuove regole, quali accortezze, posto che siamo certi di essere in sicurezza, lo abbiamo capito dalle vostre parole, in che modo adesso dobbiamo rapportarci a voi? Quali sono le nuove regole, se ce ne sono di nuove, dottor Gaggero? Allora, tanto per chiarire ulteriormente questo concetto, quando si parla di categoria a rischio, la categoria a rischio è intesa come categoria operatori e tutto ciò che ruota intorno all'operatore, quindi come ha detto il professor Guerrone, le CERCE e quant'altro. Ma io oso dire che lo studio odontoiatrico è uno dei posti più sicuri, perché come è stato già detto, da tempo noi siamo molto accorti alla prevenzione delle infezioni crociate, quindi siamo allenati dei DPI da sempre. Quindi cosa cambia? Per i pazienti cambia sostanzialmente poche cose, ma molto significative, che sono sostanzialmente i nostri pazienti si sentiranno fare delle domande, che è il classico triage telefonico prima di accedere allo studio. Gli verrà chiesto se hanno febbre, tosse, mal di gola, mialgie e quant'altro, di modo che il paziente può già addentrarsi. Quando il nostro paziente arriverà in studio sarà accolto e verrà fatta una misurazione della temperatura a distanza con quegli strumenti praticamente che si usano negli aeroporti. Poi verrà fatta detergere le mani, e questi appuntamenti saranno molto più lunghi e distanziati, di modo che lo scopo per l'odontoiatra sarà quello di avere quantomeno il più possibile la sala d'attesa vuota per non far entrare i pazienti, e qualora ci fossero dei pazienti contemporanea, nella sala d'attesa è prevista una distanza delle sedute di almeno 1 metro, 1,20 m. Detto questo, il paziente quando arriva dovrà mantenere la mascherina sempre sul volto e la potrà togliere esclusivamente quando si siederà sulla poltrona odontoiatrica. Verrà tolta la mascherina, verrà invitata a fare uno stacco a base di clorestidina
e poi l'operatore potrà iniziare la visita per l'intervento. Altre cose abbastanza importanti che sono da dire ai pazienti, ed è una esortazione molto importante da segnalare e sottolineare, che si chiede di non essere accompagnati, se non in casi particolari, in caso di appunto minori oppure in caso di disabili. Quindi chiediamo ai nostri pazienti di presenziare nello studio da soli e non essere accompagnati, come spesso succede che sono accompagnati da amici, parenti o quant'altro. E un'altra cosa importante da valutare, evitare tutti i contatti, quindi restare di mano. Ovviamente, se questa qua è una cosa che è già codificata anche nell'ambito non solo degli studi, e poi per cercare in casa la parte amministrativa, anche lì verrà di nuovo rindossata la mascherina e tutta la parte amministrativa verrà regolata, possibilmente sempre dopo aver detto le mani dopo l'intervento. Quindi queste qua sono delle cose che sembrano banali, però cambiano un po' il modo della prossima del paziente nei nostri studi. E quindi ci vuole collaborazione da parte di tutti, e in questo modo i pazienti devono venire sereni nel nostro studio, perché il nostro studio era già attrezzato, a maggior ragione con queste nuove indicazioni operative lo sarà ancora di più, e pertanto la collaborazione ci deve essere anche da parte di loro, nel rispetto fondamentale di queste piccole regole, ma che sono fondamentali. E un'altra regola importante è la puntualità. Quindi la puntualità dell'appuntamento, in quanto se per caso si arrivi in ritardo si rischia di incrociare il paziente studente. Quindi, riassumendo le poche parole, il triage telefonico, la presenza con la mascherina, non essere accompagnati, la puntualità e assolutamente dire il triage telefonico come sono le cose realmente dello stato di salute, perché poi il dentista valuterà se farla accedere all'appuntamento o meno. Spero di aver fatto tutto, perché sono cose fondamentali. Dottor Gaggero, molto, molto chiaro, esaustivo. Io credo che tutti i nostri spettatori a casa abbiano capito. Mi sembrano regole di perfetto buonsenso, ovviamente, che rispettano il distanziamento e permettono di essere in sicurezza e di restare tutti in sicurezza, sia i medici che i pazienti. Bisogna dire che sul fronte della sicurezza, e qui chiedo una battuta al professor Gherlone, in questo caso, questa sia sempre stata garantita comunque, oltre a essere il principio su cui si basa il vostro lavoro. Guardi, io direi subito una cosa, che i pazienti bisogna trasmettere un messaggio di serenità e tranquillità. I pazienti che si rivolgono in questo caso, sì, ai medici, stiamo parlando di odontoiatri, gli odontoiatri italiani sono tra, se non i migliori del mondo, e gli odontoiatri liguri non sono da meno. Quindi gli operatori non sono bravi solo perché sanno muovere le mani, ma sono bravi a 360 gradi, curano la loro immagine, la loro professione e la salute dei loro pazienti. Qui in queste raccomandazioni che abbiamo scritto siamo passati, non abbiamo neanche tenuto in considerazione il basso rischio, ma il medio-alto rischio. Quindi avete sentito parlare di mascherine FP2, l'Organizzazione Mondiale della Sanità per certe procedure odontoiatriche addirittura consigliava la mascherina chirurgica normale, no, abbiamo preso la mascherina FP2, quindi abbiamo alzato questa asticella, l'abbiamo alzata in maniera deliberata, anche quando avremmo potuto, supportati dall'evidenza scientifica, non farlo. Quindi abbiamo fatto questo. Andate negli studi con sicurezza, ricordatevi che è molto meglio andare in uno studio, come ha detto Gaggero, Massimo, andare in uno studio dove si rischia veramente poco, si rischia molto di più stare a casa a malarsi e magari farsi venire un ascesso parodontale che fa partire dei batteri che poi danno problemi cardiaci o renali o altre cose. Quindi avete dei grandi professionisti. Avete grande professionista non significa solo colui che muove bene le mani, ma colui che sa gestire lo studio, ma che lo sa gestire a 360 gradi, e quindi anche tutte quelle precauzioni, perché voi siete il loro tesoro, ma loro sono il vostro tesoro. Quindi voglio dire, è importante che questa empatia che c'è sempre stata tra l'odontoiatra e il paziente
con questa sfortuna che abbiamo avuto, si virulenti, come si è virulentato il virus. Si virulenti anche questa e vi tenga e ci tenga sempre più uniti e si possa fare veramente bene il nostro lavoro in totale sicurezza e serenità. Questo è il messaggio che voglio dare. Non c'è da avere paura, c'è da lavorare sereni, fidatevi dei vostri professionisti. Questo ve lo dice uno che non tratta solo Don Togliatti adesso, ma tratta tutti i tipi, dagli intensivisti ai medici d'urgenza. Gli odontoiatri sono veramente delle persone serie, delle persone che amano il proprio lavoro e delle persone che danno la vita per il proprio lavoro. Quindi io voglio trasmettere un messaggio di serenità, sicurezza. Ricordatevi, qui stiamo parlando di Genova, ma vale per tutta Italia, soprattutto nella nostra zona, in Nord Italia. Io amo Genova in particolare, sono iscritto all'AN di Genova dall'83. Io vi posso dire, purtroppo, vuol dire che sono vecchio, vi posso dire che avete veramente dei grandi professionisti e li ringrazio di avermi invitato. Allora, grazie a tutti. Ringrazio tanto professore Enrico Gherlone, rettore del San Raffaele di Milano dell'Università, ringrazio gli altri nostri ospiti, il tempo a nostra disposizione è finito, però il nostro invito da Telenord è valido per tornare, per continuare a parlarne magari nei prossimi giorni, perché no? Ringrazio il dottor Massimo Gaggero, la dottoressa Monica Puttini, il dottor Giuseppe Modugno, grazie e allora buon lavoro in sicurezza a voi e ai vostri pazienti che sono liberi di venire e di prendere appuntamenti assolutamente in sicurezza. Questo mi pare sia chiaro dai vostri interventi. Grazie. Io intanto, oltre a salutarli, lancio la pubblicità. Ci rivediamo tra poco col mio collega Marco Innocenti. Continuiamo a parlare di coronavirus, della fase 2 e non solo. Quindi restate con noi. A dopo.